Riceviamo dall'ufficio comunicazione dell'onorevole Mauro Pili un'interrogazione presentata in commissione al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al Ministro dell'Economia. E dice l'onorevole Pili, per sapere, premesso che la rilevante filiera del comparto ippico, da sempre radicata nella cultura e nella tradizione del nostro Paese, rischia di scomparire in seguito a provvedimenti legislativi e non solo che hanno gravemente condizionato l'attività e il suo sviluppo. La trasformazione dell'Unire in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, struttura tecnico-operativa di interesse nazionale, posta sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, non consente una gestione finanziaria ed economica a seguito anche della mancata attuazione delle previsioni finanziarie necessarie al comparto. Secondo i dati aggiornati diffusi dall'Unire, risultano censiti in Italia 463.961 capi con 48.500 operatori diretti del comparto ippico. Risultano essere 610.000 gli ettari dedicati all'allevamento e alla produzione alimentare per i cavalli. Passiamo ai numeri. Le scommesse ippiche hanno perso circa il 70% del movimento in appena 5 anni. I giochi hanno avuto incrementi rilevantissimi, tanto che quest'anno il loro movimento raggiungerà circa 75 miliardi. Ma l'ippica ne rappresenterà appena l'1,5. Il finanziamento statale è ridotto da 150 a 129 milioni di euro nel 2011. La gravità della situazione del settore ippico è quindi palese. Vi alleghiamo il documento per intero inviatoci dall'ufficio stampa dell'onorevole Pili.